Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maullo941 e oggi siamo tornati su House Flipper. L'impresa di pulizie del nostro Papa Maullo torna ad operare, signori miei. Allora, qui c'è la porta aperta perché ho portato delle modifiche a casa mia. A parte il fatto che ho levato tutta l'erbaccia che c'era, almeno il giardino sembra un attimino accettabile. Sembra, signori miei, sembra. Dentro casa ho portato delle modifiche, quali? Intanto qui ci sembra la nostra bellissima motosega. Perfetto, ho comprato i mobiletti nuovi questi, che sono carini. Sono più brutti di quelli di prima, però dai, quantomeno non sono rotti, che con lo stipetto ogni volta si rompeva tutto. Abbiamo convertito, sono più carini, sono bianchi. Piano 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 vedremo anche di modificare questo letto, che non ci dormirei nemmeno se fosse l'unico letto al mondo, e tutti i vari altri oggetti. Qualcuno sa come si vendono gli oggetti, raga? Perché non riesco a liberarmi delle cose. Vabbè, comunque, detto questo, ragazzi, prima di partire col video, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti, per il supporto che state dando e che darete a questa serie. E vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941, i link sono in descrizione. Qui c'è un po' di troppo spazio, però. Qui ci passano i topi praticamente qua in mezzo, raga. Dovremmo vedere un attimo di sistemare meglio le cose. E se volete supportare il mio canale, trovate anche il link per le donazioni sempre giù in descrizione. Detto questo, signori miei, partiamo con il video. Ok, allora abbiamo quattro messaggi di posta. Allora abbiamo termosifoni, un po' di ghiaia e arbusti, cambiamento amaranto, non so cosa sia. Preparativi per l'arrivo di un nuovo membro della famiglia. No, andiamo a fare i termosifoni, raga. No, ma i termosifoni già l'abbiamo fatta. No, infatti, i termosifoni già l'abbiamo fatto nella prima missione. Andiamo a fare i preparamenti per l'arrivo di un nuovo ospite. Dai, dai, andiamo a creare la stanzetta per il nuovo bimbo. Per il nuovo bimbo, forse. Spero che sia un bimbo o una bimba. Vediamo un attimino. Ok, hai ottenuto un pennello. Con l'azione si è sbloccato un nuovo strumento. D'ora in poi potrai dipingere le pareti con il pennello. Perfetto, abbiamo ottenuto il pannello. Il pennello, sì, il pannello. Che dobbiamo fare? Allora, mamma mia, cosa vedo nei miei occhi. Ma che cosa? È una discarica. Non è una casa questa, raga. Più che l'arrivo del nuovo ospite, qui bisogna buttare tutte cose a terra. Allora, chiudi qua la porta. Che dobbiamo fare? Cioè, ma è assurdo quello che c'è qua a terra, raga. Cioè, datemi il pennellone, ma io riesco a pulire tutte queste macchie? No, ma qui ci vorranno ore e ore di lavoro, raga, per pulire tutte queste macchie. Ma stiamo scherzando? Ma qua mi devono pagare bene, raga. Se non mi pagano bene, siamo messi proprio male. Allora, iniziamo dalla prima stanza. Vediamo di pulire tutto. Mamma mia. Ma quanto è stata chiusa questa casa? Puliamo tutto. Intanto puliamo questa stanza iniziale. Poi vediamo cosa ci aspetta nelle altre stanze, raga. E poi vedrò un attimino di lavorare off camera per cercare di sistemare tutto questo macello che mi hanno lasciato questi. Allora, ok, fino a qui siamo arrivati. Vediamo questa stanza cosa c'è. Madonna mia, raga, ma di che stiamo parlando? Ma che chi ci abitava in questa casa? E sta arrivando un nuovo ospite. Mamma mia, che cosa brutta. Mamma mia. Di qua? Peggio del peggio. Ottimo. E qua? Che c'è sta? Ah, l'uscita fuori. Ok. L'uscita fuori non ci voglio andare. Ma scusami, il nuovo ospite dove lo dovremmo andare a mettere? Fatemi capire. Ah, questa sarebbe la stanza per prepararlo al nuovo ospite. Perfetto. Ottimo. Auguri al nuovo ospite. Va bene, ragazzoli. Mi metto in moto e diamo una pulita a tutto, raga. Diamo una pulita a tutto. Raga, sto verniciando la parete di questo futuro nascituro e non chiedetemi perché, ma in basso a sinistra, ora appena vedrete nell'inquadratura, appena cambio un attimino l'inquadratura, c'è scritto per un nuovo, vedete? La casa per noi è nostro figlio, 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 sì, io lo intendo come maschietto, giusto, raga? E io avevo pitturato tutta quanta la stanza di blu. E invece a destra potete leggere che c'è scritto dipingi la stanza con il colore a rosa pastello. Ora dimmi tu, se è un maschio, perché gli sto facendo la stanza rosa pastello? Cioè già lo facciamo crescere con le idee confuse questo bimbo. Posizionare l'oggetto lettino per bimbi. Oh porca miseria, mamma mia. Allora questo lo possiamo vendere. Perfetto. Questo lo eliminiamo.
Sì, aspetta un attimo, zio, ho capito. Ma è scemo. Questo, sì, me la lasci la mano, grazie, gentilissimo. Getta e getta, ok. Riprendiamo l'armadio e lo riposizioniamo nel suo posto dove era messo, perché le pareti le abbiamo pittate. Mamma mia, che cosa insopportabile, raga. Allora, che cosa vuole? Lettino per bambini. Lettino per bambini in arrivo. Allora, andiamo al negozio e torniamo a casa. E vediamo un attimino se scrivo direttamente lettino per bambini. Mi spunta lettino per bambini. Oh, quantomeno siamo facilitati. Glielo compriamo. Spero che Rosa gli piaccia. E glielo posizioniamo qui, vicino alla presa. Così perfetto. Posiziona detto scaffale. Scaffale cal. Casa. Scaffale, scaffale cal. Cos'è lo scaffale cal? Ah, certo, glielo pigliamo giallo, raga. Proprio mi stanno antipatici questi. Lo posso prendere giallo? Sì, glielo prendi giallo. Mi stanno proprio antipatici. Lo metti qua, sì, così. Mamma mia, che cosa brutta. Ma mi stanno antipatici. Posizione oggetto, armadietto. Armadietto con fasciatoio. Armadietto con fasciatoio. Andiamo a comprare l'armadietto con fasciatoio, signori miei. Che gioia. Armadietto con fasciatoio. Perché ho accettato questo lavoro? Arancione, sì, bello così. Tutto di colori strani che dobbiamo fare. Gira, gira sto mobile col fasciatoio. Gira, 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 gira sotto la finestra. Così quando lo lavano e fa puzza di pannolini fetosi. Pannolini sporchi praticamente a posto. Posiziona l'oggetto. Puff. Andiamo a comprare i puff. Perché il bimbo appena nato ha bisogno del puff. 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 Compra tanti. Ne compriamo tutte e tutti gialli o arancioni. Compra tanti. Ne compriamo uno da mettere qui. Così la mamma mentre lo coccola lo può anche. E un altro. Beh, un altro di fronte, dai. Si può comodamente sedere a guardare le stelle. E l'altro qua. Abbiamo finito? Abbiamo finito? Che devo fare? Saldo conto, progresso, camera per bambini, cioè, compiti. Progresso. Abbiamo finito. Non siamo arrivati al 100%, ma abbiamo finito. No, raga. È andata. Concludi l'ordine. Panna, non voglio sapere più nulla. Eseguito il 90%, ora puoi terminarlo per 4.000 euro. L'ordine è tutto completato, puoi terminare l'ordine? Sì, termina. Andiamo via da questa casa infernale. 4.000 euro, raga, 4.000 euro guadagnati. Mamma mia, che cosa da pazzi, che cosa da pazzi. Siamo tornati al nostro tugurio, stiamo tornando al nostro tugurio, raga. Dovrei avere adesso uno strumento per vendere gli oggetti, se non ho capito male. Se non ho capito male, adesso abbiamo l'oggetto per vendere. E infatti, con questo possiamo vendere tutto, raga, perfetto. Io avevo messo i miei vecchi mobili qua dietro per farmi un cuscinino esterno. In realtà, raga, non per fare una zona di scarica, ma per fare un cuscinino esterno. Li possiamo vendere. Dai, così. No, no, me li devi vendere. Che stai a fare? Tieni premuto per sollevare. No, appunto, me li devi vendere, zio. Me li puoi eliminare. Elimina. Ok, uno ed elimina. Ah, ok, abbiamo fatto spazio. Prossimo video, ragazzuoli. Andremo a eliminare tutto quello che c'è in questa baraccopoli praticamente e vedremo di rendere l'ufficio un po' più presentabile. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando e che date a questa serie. Vi ricordo di seguirmi sui social e anche se volete donare trovate il link in descrizione. Detto questo, bella raga, ciao!